Buonasera a tutti amici calcentrato.it, appena finita la partita Laveno Vignate, risultato finale 3-1, grandissima vittoria del Laveno che con questa prestazione riaccende le speranze di salvezza. Uno dei migliori interpreti di questa partita, uno dei più giovani, Massimo Dimola. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Allora Massimo, stasera grandissima prestazione, due gol importantissimi che suggellano una buonissima stagione da parte tua qui a Laveno. Raccontaci un po' la tua storia calcistica. Ma ho fatto giocato a 11 all'inizio quando avevo 5 anni, ho cambiato tante squadre e ho deciso di venire a giocare a calcio a 5 perché mi piace. Ti piace di più del calcio a 11? Adesso sì, mi piace di più del calcio a 11. Allora, dopo questa partita veramente importante, perché sono tre punti fondamentali, cosa pensi di questa squadra? Potrà, attraverso una bella prestazione corale come questa sera, ancora avere una speranza di salvezza oppure no? Sì, io credo di sì. Cioè, ce la dobbiamo mettere tutto, però. E spero che ci salviamo anche per l'anno prossimo. E mi sa che ci sarà un bel gruppo, ancora più forte di questo. Allora, innanzitutto a Massimo complimenti per tutta la stagione, non solo per stasera, perché sei uno dei più giovani, quindi hai un merito grandissimo di aver giocato anche da protagonista spesso. Un altro merito che ti faccio da fuori è che stasera ti ho visto giocare con grande temperamento, da leader, ti vorrei vedere sempre così, perché lo meriti. Speriamo di giocare sempre così e di fare tanti gol e basta, non so. Ciao Massimo, alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Uno dei protagonisti sicuramente per il risultato finale è il portiere Alessandro Resta. Questa sera hai parato tutto quello che c'era da parare. Sì, forse mi è andata bene, forse non lo so. Comunque io ci tengo, voglio che ci salviamo e sono uno dei tanti che... mi voglio salvare, ce la metterò sempre tutta. Cioè, stasera spero sia l'inizio di una serie, ecco. Bravissimo Alessandro, dopo questo risultato, quante partite? 4 ancora, giusto? Mm-hmm, sì. 4 partite, c'è tutto il tempo per acciuffare i play-out alla grande. Sì. Sono sicuro che possiamo farcela e dobbiamo continuare con questa grinta, con questa mentalità e con questo gioco, perché secondo me ce la possiamo fare e ce lo meritiamo, perché comunque se all'andata abbiamo giocato così bene dobbiamo dimostrare che non è un caso e son convinto che faremo bene. Questo ti fa onore Alessandro, è un in bocca al lupo per le prossime giornate che saranno sicuramente fondamentali, ma con le prestazioni che tu darai ovviamente il risultato finale è molto più vicino. Darò sempre il 100%, poi i miei compagni comunque faranno anche loro la loro e ce la faremo, continueremo su questa strada. Ciao Alessandro, ciao. Ciao a tutti, grazie mille. Qui sempre dal centro sportivo di Gemonio con il mister dell'Aveno Alberto Levati. Ciao Alberto. Ciao Pino. Allora Alberto, stasera grandissima prestazione corale di cuore. Devo dire sì, finalmente, era già 4-5 partite che giocavamo bene, ci ha detto male con le prime classifiche, però ci stava. Partitaccia a Milano con la Bocconi e oggi siamo ritornati a giocare come contro il Ro, come contro il Pavia, come contro il Bergamo. Se dobbiamo retrocedere, retrocederemo, ma se giochiamo così sarà dura farci retrocedere, però non si sa mai, insomma. Stasera ho visto, a parte la coralità, la voglia veramente di far bene, ho visto un grandissimo Alessandro Resta. Sì, ce li ha, queste le serate così ce le ha e quando le tira fuori è veramente insuperabile. Ogni tanto c'è ancora dei piccoli passaggi a vuoto, però insomma è giovane, quando avrà la continuità sarà veramente insuperabile. E cosa mi dici dell'anziano, tra virgolette, Saresini, che l'ho visto determinante in alcune situazioni dietro? Saresini ormai è un usato sicuro, speriamo che non decida di rottamarsi perché sennò siamo rovinati. No, lui è così, quando è in condizione è veramente di un'altra categoria.
deve essere però sempre in condizione. Complimenti, cioè, perché hai messo un bel gruppo che aveva voglia veramente di vendere a caro prezzo la pelle. Grazie e speriamo di andare avanti così. Ciao, Alberto. Ciao.